Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, bentornati in un nuovo video e buon anno, perché in realtà questo è il primo video del 2024. Come primo video ho scelto un video un po' di reset, un po' di restart e ho pensato quale potrebbe essere il miglior inizio per questo nuovo anno, sicuramente una organizzazione, pulizia e decluttering della zona più importante forse della casa, cioè la cucina, perché comunque dalla cucina parte tutto il processo per quello che mangiamo e quindi poi anche per quello che stiamo. Quindi nel video di oggi vedrete delle clip girate in diversi giorni in cui ho riorganizzato e declutterato alcune zone della mia cucina. Iniziamo dalla parte sicuramente meno romantica, ma comunque importante, ossia il cassettone dove tengo i bidoni dell'immondizia, dell'indifferenziato e dell'umido e anche tutti i detergenti, i detersivi che utilizzo per la pulizia appunto della cucina. Quando c'è da risistemare uno spazio, la cosa più importante, la prima cosa da fare è togliere tutto, perché in questo modo si riesce a pulire innanzitutto meglio lo spazio e poi si riesce anche ad avere un'idea più chiara di tutto quello che c'è all'interno, e così da poterlo riorganizzare e da poter buttare tutte quelle cose che non servono. Questa era la situazione del mio cassettone, faceva abbastanza schifo tra capelli, briciole, residui di temperino, era da tanto che volevo farlo, ho approfittato con questo inizio anno. Dopo aver levato i bidoni dell'immondizia, i sacchetti dell'immondizia, noi in realtà qui abbiamo la raccolta porta a porta, non abbiamo dei bidoni, abbiamo i bidoni solamente per l'umido e per il vetro, quindi l'umido sono andata a buttarlo nel bidone, il sacchetto dell'indifferenziato invece l'ho messo in terrazzo pronto per essere poi buttato nel giorno della settimana di competenza. Dopodiché vado a pulire bene i bidoni, utilizzo lo sgrassatore, lo vado a spruzzare sia all'interno dei bidoni che sui coperchi e poi ovviamente con una spugnetta a sfrego. Is this really healthy? Maybe I need therapy. Yeah. Red carpet for you. Let me hold your bag. I'll carry your shoes. I think I've lost it. What do I? Every time you call my name. Una volta terminato il lavaggio vado a risciacquare bene e pensavo di metterli fuori in terrazzo ad asciugare, ma in realtà non c'era più il sole, era freddo, quindi ho pensato che era molto meglio tenerli ad asciugare dentro perché si sarebbero asciugati prima. Something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own world. It's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear. Cause you know I cannot see no deal. Feeling like home. But should it be like this? Locked up in. Sistemati i bidoni dell'immondizia, inizio a pulire il cassettone, quindi ovviamente vado ad aspirare tutti i residui che ci sono. We'll be right back.
e poi vado a passare proprio alla pulizia, quindi spruzzo lo sgrassatore sia sul tappetino antiscivolo che c'è nel cassettone e sia all'interno del cassettone. Dopodiché con una spugnetta inizio a pulire bene. Oltre a pulire la base del cassettone, pulisco anche tutte le superfici laterali e anche la parte frontale. Io ho una cucina bianca opaca, quindi in realtà il vantaggio è che lo sporco non si vede, ma ovviamente questo non vuol dire che non ci sia. E quindi quando faccio queste pulizie un pochino più approfondite mi assicuro di pulire molto bene anche l'esterno, che rimane una pulizia unicamente estetica, però ogni tanto comunque va fatto. Una volta terminata la pulizia vado a risciacquare il tutto utilizzando un pannetto bagnato che vado poi a risciacquare man mano che si impregna di detersivo. Teenage runaways watching every sunrise, sleeping in the car, blame it on the moonlight, gazing at the stars, turning all the wrongs right. And if you're a questo punto il cassettone è pulito, quindi possiamo andare di nuovo a riempirlo. Perciò vado ad asciugare tutte le cose che vanno messe dentro, a partire dal tappetone antiscivolo. Vado ad asciugare anche i bidoni dell'immondizia, così poi da poterli rimettere dentro. E ovviamente cosa da fare rimane il decluttering, perché avendo io molti prodotti che porto a casa da lavoro, spesso porto a casa dei prodotti che non sono pieni, oppure utilizzandoli come refill, magari una volta utilizzo un flacone per riempire il dispenser, una volta ne utilizzo un altro, quindi avevo un sacco di flaconi non tutti pieni, perciò ho cercato di fare un pochettino di ordine. Quando ho levato però tutti i barattoli, i detersivi, mi sono accorta che anche i cesti che li contenevano erano molto sporchi, e quindi ho lavato anche questi. Ho utilizzato sempre lo sgrassatore, quindi lo vado a spruzzare dentro, pulisco con una spugna, e poi questi ovviamente sono molto facili da risciacquare perché possono essere messi sotto al getto dell'acqua, che è sempre la cosa migliore per sciacquare.
Come vi dicevo, per i piatti utilizzo un portasapone e quindi lo vado a riempire con diversi detersivi per piatti che avevo disponibili. Vi dicevo, ne avevo diversi, non tutti pieni, quindi ho svuotato quelli più vuoti e dopodiché vado a rimettere a posto nel cassettone sia il tappeto antiscivolo che i due bidoni dell'immondizia, e poi vado a mettere tutti i cesti con i vari detersivi. Io qua tengo sgrassatori, piatti e prodotti per la lavastoviglie, quindi sia le tabs che il brillantante, la candeggina in mousse che utilizzo per pulire il piano in corian, l'alcol e anche i sacchetti gialli che sono quelli dell'indifferenziato, più dei prodotti che utilizziamo per le piante di fuori. Adesso veniamo invece al clou, cioè andiamo a sistemare la parte della mia cucina che funge da dispensa, ossia queste due mensole che si trovano praticamente sopra ai lavandini. Poi ho un'angoliera. Anche qua tengo diverse cose, diciamo, da dispensa. Questa era veramente in condizioni pessime, diciamo che con le festività, dovendo cucinare, poi c'è stato anche il compleanno di Leonardo, abbiamo fatto un po' di spesa in eccesso, anche se alcune cose le avevamo, però per paura di non riuscire a per paura che non fossero sufficienti le abbiamo ricomprate, e abbiamo un accumulo di merendine, di cioccolate, insomma la dispensa è stata un pochino abbandonata in questo periodo, trascurata, diciamo, e quindi bisognava assolutamente sistemarla, anche perché, ragazze, per avere una stile di un'alimentazione sana è fondamentale che siamo a conoscenza di tutto quello che c'è all'interno della nostra dispensa, perché altrimenti rischiamo, come nel mio caso, di far scadere dei cibi che poi vanno buttati via. Questa è una cosa che io odio, ma che purtroppo mi capita. E quindi, insomma, quando si vuole ricominciare un pochino da zero, è sempre bene ripartire dalla cucina, in particolare dalla dispensa. Ho levato tutto, partiamo da queste due mensole, che sono la dispensa vera e propria. Ho levato tutto e poi sono andata a pulire, perché tenendo qua, ad esempio, le farine, sono mensole che si sporcano abbastanza con le polveri. E per pulire queste superfici di solito utilizzo l'alcol. Ho comprato questo portaspezie, lo chiamerei, su Amazon. Io ne avevo già uno, ma questo è secondo me migliore, perché ha le mensole con il bordino, quindi quello che mettete dentro non cade, e gli ho dato una pulita prima di utilizzarlo. Poi vado a pulire anche questa piccolissima cassettiera che utilizzo per tenere il lievito. Anche qua, tenendoci le polveri, ovviamente i cassettini si erano molto sporcati, e quindi sono andata a sciacquarli sotto al getto dell'acqua, sia i tre cassettini che proprio la struttura della mini cassettiera. Una volta finito di lavare tutto, vado ad asciugare bene con un panno asciutto, anche perché, essendo in plexiglass, se rimane l'acqua si vede qua, perché è tutto trasparente, quindi ho cercato di asciugare molto bene. Dopo aver messo a posto i tre cassettini, vado a sistemare i lieviti. Nel primo cassettino tengo i lieviti per salati, nel secondo cassettino tengo i lieviti per i dolci. Nel terzo cassettino c'erano dei residui di zucchero a velo che però ho levato, e quindi per il momento l'ho lasciato vuoto, ma poi vedrete che quando vado a riorganizzare l'ho riempito.
Poi vado a sistemare anche tutti i contenitori di farina, zucchero e sale. Prima cosa li vado a pulire, stesso discorso vale anche per questi, contenendo le polveri si sporcano ovviamente, specialmente con la farina che è estremamente volatile. E dopodiché avevo tantissimi residui di farine aperte che mi occupavano tantissimo spazio, quindi sono andata ad ottimizzare. Ho riempito il contenitore della farina per dolci, avevo una farina specifica diciamo per dolci e una 00, quindi le ho unite nel contenitore farina per dolci. Poi ho riempito il contenitore della Manitoba. Poi sono andata a sistemare le farine per salati, che ne ho tantissime, perché avevo questa integrale della Conad, questa integrale dell'Anfas dei Sibillini, poi avevo una farina macinata a pietra di tipo 1 del Molino Spadoni, avevo un residuo microscopico di farina di Camut e poi una farina invece generica di tipo 0 del Penny. Ho preferito mettere nel contenitore questa farina di tipo 0 del Penny mescolata con il piccolissimo residuo di farina di Camut. Le tre farine integrali che erano ancora non aperte ho preferito non aprirle perché quelle sono abbastanza specifiche, quindi mi dispiaceva mescolarle. Poi ho riempito anche il contenitore della semola di grano duro, queste sono tutte farine che utilizzo per fare la pizza e per fare i dolci ovviamente, e queste sono solamente le 3,5 confezioni che mi sono avanzate in confronto alle 10 che avevo prima aperte, e queste farine avanzate le vado a tenere queste ceste bianche, ne ho tantissime, sia quelle classiche dell'IKEA, ma queste sono semplicissime che ho acquistato da Risparmio Casa. Anche questa la vado a sciacquare bene, la vado ad asciugare e poi vado a tenerci le farine, quelle che mi sono avanzate. A questo punto possiamo rimettere tutto a posto con criterio, anche se in generale l'organizzazione che avevo prima mi va abbastanza bene. Quindi metto in alto i contenitori di farine, e zucchero e sale grosso. Nella parte bassa invece vado a mettere il porta spezie che ho acquistato su Amazon e ci vado a mettere appunto tutte le spezie, ne ho tantissime che mi sono state inviate dall'Anfas dei Sibillini che utilizzo tanto. Solitamente le spezie non le tenevo qua dentro, ma siccome ho iniziato ad utilizzarle tanto preferisco avere qui a portata di mano. Poi metto altre spezie da supermercato che utilizzo e poi qua vado a mettere quei pochi prodotti che utilizzo in dispensa, quindi ecco il tonno, il vino, il miele, il dado. Metto a posto anche la scatolina in plexiglass e vado a riempire il terzo cassettino con questi due articoli che abbiamo acquistato tempo fa per fare dei dolci e ho pensato che quello poteva essere un buon posto per sistemarli. Poi ovviamente salsa di pomodoro ed altre varie ed eventuali. E questo è l'aspetto ordinato e pulito della mia dispensa, sicuramente c'è una bella differenza rispetto alla panoramica che ho fatto prima di riordinare e riorganizzare il tutto. Passiamo adesso all'angoliera, che con buonissime probabilità era l'angolo più disordinato della casa. Qua ho trovato delle robe che non mi ricordavo neanche di avere e questo è quello che capita quando si hanno degli spazi disordinati. Anche qui come prima cosa andiamo a levare tutto. Inizialmente ho passato il Dyson anche su questa mensola, anche se poi in realtà mi sono accorta che è molto sporco, era abbastanza incrostato, quindi con il Dyson non veniva via, sono dovuta poi andare a pulire bene con l'alcol. Questa angoliera è composta da due mensole, quella sotto è
quella dove teniamo tutti i barattolini in vetro che utilizziamo per conservare i cibi o per portare i pranzi al lavoro. Quella in realtà era abbastanza ordinata, quindi non ci ho messo le mani, anche perché poi non mi interessava fare tanto una riorganizzazione strutturale della cucina quanto una riorganizzazione della parte alimentare. Volevo sistemare anche il frigo e il congelatore, ma non ce l'ho fatta, quindi quello probabilmente lo vedrete in un altro video. Come vi dicevo, ho passato prima l'aspirapolvere e poi sono andata a spruzzare sempre l'alcol e quindi vado a pulire bene. Utilizzo l'alcol perché ha comunque potere sgrassante e poi dà anche una certa disinfettata. Sapete che non sono fissata con l'igiene profonda, con lo sterilizzare tutti gli spazi, però laddove viene conservato del cibo ogni tanto è bene fare delle pulizie un pochino più approfondite. Qua c'è tutto quello che conteneva questa angoliera, avevo 3 confezioni di sale fino per rendervi conto di quello che può succedere quando non si tengono le cose ordinate. Molte cose le ho dovute buttare perché erano scadute, quello che non era scaduto ho cercato di riorganizzarlo, quindi qui avevo dei fiocchi d'avena e delle mandorle che ho svuotato in barattolini di vetro mettendoci però la data di scadenza, quindi so per certo che devo consumarli entro questa data. Anche il bicarbonato lo teniamo sempre nei barattolini di vetro perché lo troviamo più comodo da utilizzare. E poi, avendo 3 confezioni di sale, ho deciso di svuotare quella che era quasi vuota, così da poterla buttare, e le altre 2 ovviamente devo tenerle perché le utilizzerò non so quando. Tutte queste scatoline in cui c'è appunto il sale, il cacao, le gocce di cioccolato, la maizena che abbiamo utilizzato per fare dei lavoretti per Eva, le tengo in questo cesso perché sono cose che utilizzo molto raramente e almeno so che se stanno lì sono ordinate e rimangono tutte al loro posto. In questa angoliera tengo anche le patate, che di solito tengo sfuse nel contenitore, ma queste che avevo sono patate molto sporche di terra, quindi ho preferito lasciarle nella loro vaschetta. Metto a posto poi i barattoli e anche questo, dopo un bel decluttering, ha tutto un altro aspetto. Passo a sistemare anche questo spazio in cui c'erano varie ed eventuali, c'era olio, aceto, delle salsette che non so perché le avevamo, siccome avevo levato il sale dalle 2 mensole che ho pulito precedentemente perché non mi sembrava logico tenerlo lì, volevo sistemarlo qua, ma qua non c'era apparentemente posto e quindi ho deciso di riorganizzare anche questo spazio. Anche qui ho passato una bella quantità di alcol perché, essendoci l'olio, c'erano alcune parti che erano leggermente unte, quindi ho dato una bella pulita con l'alcol e poi anche qui sono andata a riorganizzare bene gli spazi. Quindi questo è diventato praticamente lo spazio dei condimenti, quindi c'è del sale fino e del sale Maldon, olio sia d'oliva che per friggere, pan grattato, aceto balsamico e degli stuzzicadenti. Arriviamo al terzo giorno di riorganizzazione, questa giornata era un po' scarica quindi mi sono fatta un bel tè caldo e dopodiché in questa giornata volevo riorganizzare l'anta in cui tengo le merendine dei bimbi. Dopo la Befana sono arrivate un sacco di cosine, quindi volevo un attimo riorganizzarle. Anche qui, come vedete, ci sono 3 mensole strapiene di roba che poi a fine decluttering saranno 3 mensole semi vuote, perché purtroppo anche qua avevo comprato delle cose che poi per un motivo o per un altro non abbiamo consumato e quindi sono scadute. E inizio ovviamente col tirare fuori tutto. Vado a pulire sempre con l'alcol, qua non era necessario passare l'aspirapolvere e quindi vado semplicemente a pulire con uno straccetto. Ah.
Dopodiché passo in rassegna tutto quello che c'è, controllando le date di scadenza e quindi vedendo quello che posso tenere, quello che devo buttare, e di tutto quello che tengo vado a riorganizzare. Per le merende utilizzo questi porta omogeneizzati che ho comprato tantissimo tempo fa e che secondo me sono molto utili per tenere le merende dei bimbi, quindi le vado a dividere. Principalmente le divido di solito per salato dolce, ma di dolce cominciamo a tenere poca roba perché sto cercando di far disintossicare un pochino Eva. E ovviamente abbiamo una valanga di cioccolatini incredibile, potremmo stare a posto per tutta la vita, e questi li metto in un cestino così da tenerli da parte per quando ci serviranno. Avevo due confezioni di mini fette biscottate con cioccolato che quindi ho unito in un'unica confezione per guadagnare spazio, e questo dopo l'organizzazione è l'aspetto finale. Sono riuscita a guadagnare spazio perché ho svuotato un cestino, quindi ho dello spazio libero pronto per essere riempito al bisogno. E spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto passare del tempo piacevole. Ci sentiamo qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!